Gianna Bettenero, che è stata sindaca, è stata assessora regionale e oggi è la prima assessora alla città metropolitana, assessora di Torino, della città di Torino, appena eletta, alla città metropolitana d'Italia. Intanto buonasera a tutti, grazie a te Marco, grazie a Luncen per questa cavalcata di una settimana che è stata davvero interessante. Ho seguito spizzichi e bocconi, però devo dire molto, molto ricca di spunti, di riflessione, molto completa e davvero interessante. E quindi grazie per il lavoro che avete fatto e grazie per la ricchezza appunto di contenuti. E la prima città grande che ha voluto riconoscere questa delega alla Metromontagna, ovviamente Luncem ha fatto bene la sua parte da questo punto di vista, stimolando il nostro sindaco perché questa parola entrasse all'interno delle deleghe. Ovviamente è complesso, questo è giusto dircelo, è complesso tradurre da un punto di vista della concretezza, della praticità, della quotidianità. Questo termine che ovviamente sottintende una grossa progettazione, una forte progettazione. Intanto va sottolineato le parole non sono soltanto un aspetto formale, ma introducono un cambio in termini culturali, in termini amministrativi. In questo caso, il fatto che in una sala del consiglio di una città come Torino o all'interno della giunta ogni tanto si parli della difficoltà, delle questioni, ecco, che sottintendono la montagna, è un elemento di grandissima novità. Cioè, il Consiglio Comunale di Torino e la Giunta Comunale erano abituati a parlare di montagna soltanto durante il periodo olimpico, ma ne parlavano dal centro della città, cioè da quel cuore pulsante che era l'organizzazione della macchina complessa delle Olimpiadi. Oggi viene introdotto da un altro punto di vista questo termine, che è il termine che è la questione della gestione di molti aspetti che sono stati trattati in questi giorni. Sentivo, ascoltavo un attimo fa il sindaco di Aosta che raccontava, insomma, il tema della fibra, il tema del collegarci da questo punto di vista. Beh, è un collegamento virtuale che non può che essere ormai realizzato, ma è anche un collegare tutti quegli aspetti che diventano fondamentali e che sono sempre stati trattati dall'altro punto di vista, cioè dal punto di vista dell'Agna che veniva a raccontarli dalla città. Oggi invece si chiede di realizzare una narrazione completamente nuova, cioè dalla città racconti alla montagna come intendi risolvere le questioni che sono state affrontate. Sicuramente il PNRR da questo punto di vista ci aiuterà molto perché ci costringe a fare questo ragionamento, quindi introduci un processo culturale amministrativo nuovo, dall'altra avrai una costrizione, usiamo questo termine anche per capirci, perché ci costringerà a stare intorno a un tavolo, costringerà a scrivere delle parole comuni all'interno dei documenti di programmazione, ci costringerà a scrivere delle parole che dovremmo condividere, che dovremmo trasformare in progetti, che dovremmo trasformare in impegni di spesa e quant'altro, e quindi insomma ci costringerà davvero a fare un lavoro importante per tutti i territori e quel filo rosso che ci siamo detti più volte che deve legare Palazzo di Città alla punta delle nostre montagne diventerà un qualcosa di concreto e un qualcosa di reale. So di poter contare su di voi. E so anche, come dire, la saggezza con la quale gli amministratori locali sapranno interagire insieme. Io poi provengo da realtà, la mia origine, insomma, la mia esperienza amministrativa, anche un'esperienza amministrativa che da questo punto di vista mi facilita. Provengo da realtà minori della nostra provincia e del nostro territorio e quindi, come dire, ho anche una sensibilità particolare da questo punto di vista che spero mi aiuti e spero davvero sia un elemento di ulteriore valore a quanto noi dovremmo fare insieme. Dovremmo fare insieme, ma non lo dico in termini positivi, lo dico in termini positivi e anche, come dire, con grande soddisfazione per quello che insieme riusciremo a fare. Torino ha bisogno
dell'area metropolitana, delle aree montagne, delle montagne, così come le montagne hanno bisogno che l'incontro con la grande città avvenga e sia un incontro sinergico. Mi sono occupata molto delle scuole di montagna ed è difficile far comprendere alla grande città come i parametri per poter tenere aperta una scuola di montagna sono parametri diversi rispetto ai parametri che vengono utilizzati per aprire una scuola nel centro di Torino o nel centro di una realtà urbana. È molto difficile far comprendere questi passaggi e far comprendere questi contenuti, ma mi sembra i semi che sono stati posti in questi anni siano semi che ci permettano di invece farne riconoscere il valore di quanto è stato fatto negli anni passati e di quanto si possa fare per il futuro. C'è un momento che credo un po' come in molte altre politiche, ma in modo particolare debba essere fatto dal punto di vista delle politiche per la montagna. Molte ricerche, molti lavori sono stati fatti su sperimentazioni che sono state realizzate su servizi diversi che hanno sempre trovato quel valore, quell'esperienza in finanziamenti occasionali che avevano una durata, un inizio e una fine. Bene, quelle esperienze che sono state date, scritte, raccontate, narrate, oggi credo abbiamo la necessità di trasformarle in qualcosa che è un sistema, che fa parte del sistema. Lo penso dal punto di vista delle scuole, quante valutazioni sono state fatte sulle scuole, sulle pluriclasse, sulle scuole piccole, sulle scuole per le quali occorrono deroghe su deroghe. Non può esistere il concetto di deroga su deroga, ad esempio se penso alla questione delle scuole, ma deve esistere il concetto della scuola. Quella scuola ha bisogno di strumenti diversi per funzionare a VIU piuttosto che per funzionare in via Bologna a Torino, ha bisogno di strumenti diversi. Allora noi dobbiamo avere la flessibilità degli strumenti da mettere a disposizione per far funzionare la scuola VIU come per far funzionare la scuola in via Bologna. Ma ho citato il tema delle scuole perché mi sta particolarmente a cuore, ma su questo tipo di ragionamento credo che potremmo costruire mille altre questioni. Il tema dei trasporti è del tutto simile, ecco, è evidente che i trasporti servono a tutti i cittadini, è un servizio importante che dobbiamo garantire a tutti i cittadini. Certo, gli strumenti che io metto a disposizione per passare da una parte all'altra, e penso al 4 che attraversa tutta la città di Torino, non sono gli strumenti che devo mettere a disposizione per poter attraversare, per poter percorrere le valli di Lanzo, e quindi ho bisogno di strumenti che mi permettano di percorrere le valli di Lanzo.